Allora, eccoci qua con un'altra ricetta, una ricetta salata. La ricetta salata in particolare del periodo di Pasqua. Prepariamo oggi la torta pasqualina, è una torta salata con del ripieno. Naturalmente questa ricetta si divide in due fasi. Faremo prima la parte esterna, che è una pasta lievitata, e poi il ripieno interno, che andremo a vedere dopo in dettaglio che cosa comprende. Vediamo gli ingredienti intanto della parte esterna, quindi la parte lievitata, e poi vediamo il procedimento. Allora, quali sono gli ingredienti di questo impasto che andiamo a preparare per la parte esterna della torta pasqualina? Abbiamo 600 grammi in totale di farina e li ho tagliati al 50%, quindi abbiamo 300 grammi di farina zero, media forza, 300 grammi di semola rimacinata, 350 grammi di acqua, poi abbiamo del lievito secco, questi qua sono 7 grammi, poi abbiamo 10 grammi di zucchero e poi abbiamo 15 grammi di sale. In più aggiungiamo dell'olio d'oliva nell'impasto. Naturalmente abbiamo aggiunto anche dello zucchero e della farina, abbiamo detto, di media forza, perché la lievitazione sarà breve, quindi andiamo a fare un impasto che andrà a lievitare tra le 3 e le 4 ore e poi andiamo a stendere il tutto per poi infornarlo. Naturalmente vi anticipo già che c'è la variante anche fatta con la pasta non lievitata, nel senso di dire che vengono fatti dei dischi di pasta alternati con dell'olio, tipo una pasta sfoglia, però l'effetto è diverso. Io ho scelto questa perché è quella che è una variante che preferisco. Procediamo subito all'impasto. Allora, come al solito facciamo, andiamo a inserire nella bowl i 350 ml di acqua, andiamo ad aggiungere il nostro lievito, mettiamo tutto, andiamo ad aggiungere lo zucchero, misceliamo un attimo. Poi andiamo a un attimo a miscelare le due farine. E andiamo ad inserirle all'interno dell'acqua. Tranquillamente così, senza paura di inserirle insieme. Andiamo piano piano a dare la miscelata con il cucchiaio, facciamo riprendere. Quando vediamo che si crea questa sorta di petta, possiamo già aggiungere lo zucchero perché non va direttamente a contatto con il lievito. Lo facciamo un attimino amalgamare l'impasto così. Passiamo a farlo con le mani. Se lo sentite bagnato, lo sentite morbido così, non vi preoccupate, lasciatelo tranquillamente riposare in questo modo senza timore. Aggiungiamo un goccino d'olio. Ok, questo lo lasciamo riposare all'interno della ciotola coperta all'incirca un'ora, poi lo riprendiamo, lo dividiamo in due per creare i due dischi per andare a sistemarli nella teglia. Adesso mettiamo da parte questa e vediamo gli ingredienti e il procedimento per preparare il ripieno.
Allora, l'impasto sta riposando, abbiamo detto, all'incirca un'ora, e ci organizziamo per il ripieno della torta pasqualina. Come andiamo ad organizzarci? Abbiamo visto che abbiamo la ricotta, gli spinaci, poi abbiamo delle uova, abbiamo il formaggio grattugiato, abbiamo della salsiccia calabrese, in questo caso dolce, olio e sale e pepe. Vediamo come andiamo ad assemblare questi ingredienti per poi inserirli all'interno dei nostri due dischi di pasta all'interno della teglia. Allora, procediamo così. Facciamoci un attimo un po' di spazio. Gli ingredienti li abbiamo visti. Facciamo in questo modo. Noi abbiamo la ricotta e abbiamo gli spinaci. Prima cosa che facciamo, prendiamo la bowl. La nostra ricotta andiamo a... Allora, per questa dose la ricotta sono 250 grammi di ricotta di latte di mucca. Non è una ricotta pecorina, però volendo si può utilizzare la ricotta di pecora. Allora, andiamo a inserire la nostra ricotta all'interno della bowl. Gli passiamo un attimo con la forchetta, giusto per aiutarci poi del dopo. Una volta fatto questo lavoro, abbiamo 500 grammi di spinaci sbollentati in acqua salata, non molto, li abbiamo strizzati per bene e andiamo ad inserirli all'interno insieme alla ricotta. Tutto questo, naturalmente, adesso andiamo a miscelare un pochino i due ingredienti. Fatto questo, andiamo ad inserire le uova. Quindi abbiamo tre uova. Il formaggio grattugiato, poi mettiamo sale e pepe, una volta che abbiamo questi ingredienti qua, con il nostro mini pire ne andiamo a dare giusto una prima miscelata, un mix veloce per allora, andiamoci un attimino. Abbiamo tagliato i nostri spinaci così, abbiamo miscelato l'uovo, non dobbiamo fare un lavoro molto, cioè non dobbiamo frullarli in modo molto eccessivo. Eccolo qua, dopo abbiamo questo, mettiamo un attimo da parte e andiamo ad affettarci un pochino di salsiccia. Salsiccia calabrese stagionata, la apriamo dalla parte esterna. Questa è la torta pasqualina, oltre ad essere messa sul tavolo nel giorno di Pasqua, può essere di solito tradizione portarla il lunedì, quando si va a trascorrere, a passare la Pasquetta con i parenti. Allora, questa qua la riduciamo a cubetti.
e la andiamo a inserire. Composto. Vi lascio immaginare il profumo anche della salsiccia. Non facciamo dei cubetti grandi o delle fettine, perché essendo che vanno all'interno di questa torta tra virgolette salata, al momento che noi tagliamo la fettina della torta dobbiamo dare la possibilità a chi la sta mangiando di non trovarsi con dei pezzi molto grandi. Ecco qua, andiamo a inserirli dentro così. Mettiamo un goccino d'olio e andiamo a miscelare. Distribuire bene uniformemente questo, la salsiccia in tutto il composto, così, perfetto. Ok, allora il composto per la torta è pronto. Al momento che abbiamo poi l'impasto diviso in due, lo lasciamo lievitare. Questo naturalmente adesso, essendoci la ricotta, possiamo tranquillamente coprirlo e metterlo in frigo. Una volta che abbiamo l'impasto, adesso passa l'oretta, abbiamo detto lo dividiamo in due e lo lasciamo a lievitare nel forno con la luce accesa all'incirca 3 ore e poi andiamo a formare la torta. A dopo. Allora, trascorsa l'ora di riposo, andiamo a dividere l'impasto in due parti, perché dobbiamo crearci due dischi per andare poi a formare la nostra torta salata. Allora, facciamo una spolveratina di farina sul nostro tagliere. Io, come vedete, utilizzo per questa operazione, mi piace utilizzare la farina integrale. Abbiamo il nostro impasto, guardate che bello. Qualche piega, andiamo a sgonfiare un attimo, lo pesiamo, abbiamo 1,60 kg. Adesso questo qua lo facciamo non proprio a metà, ma facciamo in caso 600 e 400, perché la parte di sotto, sempre che dobbiamo alzare i bordi, è meglio che la facciamo, viene più. Ok, 600. Allora, andiamo a farci la nostra pallina. Allora, queste qua li mettiamo in forno con la luce accesa, forno chiuso, luce accesa, all'incirca 3 ore, 3 ore e mezzo, poi li andiamo a stendere e formiamo la nostra torta. Dopo. Allora, bene, sono trascorsi 3 ore e mezzo da quando abbiamo finito l'impasto, da quando l'abbiamo diviso l'impasto, perché precedentemente l'avevamo fatto riposare un'ora, e da quando abbiamo finito il composto che va a riempire la nostra torta, diciamo pasqualina. L'impasto quindi è già lievitato, andiamo a vedere come lo stendiamo e come andiamo a formare la nostra torta salata. Allora, infariniamoci il nostro tagliere. Intanto possiamo oleare la nostra
tortiere. Qua siamo sui 27-28 cm di diametro, per naturalmente le dosi che vi ho dato, prima sull'impasto. Andiamo a togliere bene la teglia, dove andiamo poi a girare l'impasto. Ok, prendiamo la pallina più grande, andiamo ad abbassarla in questo modo. Naturalmente questa qua deve superare il diametro della tortiera, perché deve alzare i bordi, per questo abbiamo quella più grande. In via eccezionale utilizziamo il mattarello, perché deve venire una consistenza diversa della... non deve venire come la pizza. Quindi andiamo piano piano ad allargarla. Quando ci rendiamo conto che abbiamo superato, perché i bordi, questa qua deve salire sopra i bordi, quando è abbastanza estesa, possiamo tranquillamente andare ad adagiarla sopra. Quindi ci mettiamo la teglia vicino e andiamo ad appoggiarcela sopra così. Abbassiamo un po' dentro, in questo modo. E abbiamo il nostro, mettiamo un goccio d'olio alla base, così. Andiamo a versare il nostro composto. Guardate come si è solidificato bene il frigo. E andiamo ad adagiarlo piano piano. Andare a coprire tutti fino al bordo, così. Goccetto d'olio, la spostiamo un attimo, un pochettino di farina, la pallina più piccola. Questa qua non dobbiamo chissà fare quella fatica, perché dobbiamo solo andare a coprire il centro della nostra torta. Eccolo qua. Andiamo a raggiarla dentro così. Prendiamo un po' di bordi e andiamo a fare questo lavoro. Facciamo una sorta di cucitura in questo modo. Questo effetto qua adesso così può sembrare un po' grossolano, poi posso garantire che vi darà un effetto poi alla in cottura e quando poi andiamo a presentarla, perché ok, così. Olio, la inforniamo in forno preriscaldato 200 gradi per 20-25 minuti. Ci vediamo dopo per la fine della cottura. 25 minuti esatti, questo è il risultato. L'ho appena sfornata e attendiamo che si stempera un pochino, perché dobbiamo sformarla dalla tortiera e passarla sul vassoio, così poi vediamo anche com'è all'interno. Bene, sono trascorse
all'incirca 40 minuti l'abbiamo fatta un pochino stemperare, l'abbiamo sformata e l'abbiamo appoggiata su un vassoio. Adesso andiamo a tagliarla, naturalmente chi la prepara in largo anticipo, questa qua naturalmente non è un prodotto che va mangiato caldo, perché anche all'interno il composto è più stabile se quando si raffredda. Quindi proviamo, vedela, è abbastanza croccante di fuori, quindi proviamo a tagliarla all'interno. Giusto per darvi un'idea, possiamo anche realizzarle in forma tipo cupcake per fare le monoporzioni.